E voltiamo pagina con Genova, capitale internazionale del florovivaismo. Si è aperta stamattina Euroflora, giardinieri e paesaggisti arrivati da tutto il mondo. L'inviata Anna Milan. Ci sono qua ravvicinate due rose che simboleggiano la nostra bandiera, ovvero la rosa bianca e la rosa rossa. Il bianco e il rosso di Genova, la resistenza della rosa antica, caratteristica anche della gente di qui. Eccoci tra i 90 giardini di Euroflora. Qua troviamo piante carnivore concentrate in un piccolissimo spazio, in 5 metri quadrati. London, amazing, is beautiful. Prima visitatrice Grace Kelly con il principe Ranieri all'inaugurazione del 1966 e il testimone oggi ad Alberto di Monaco. Impossibile non fermarsi di fronte alla rosa Grace Kelly, per i reali come per i semplici cittadini. Una principessa veramente dedicata ad hoc. Dalla semina alla pianta pronta, siamo in una delle serre di Euroflora e qui c'è la ricostruzione della coltivazione tipica del basilico genovese. Piante aromatiche, fiori rari, l'Italia terza nel mondo per esportazione florovivaistica, un mondo che da qui stupisce migliaia di visitatori. Sono di ananas, vero? Poi il profumo del mare che si confonde con quello della vegetazione, un bellissimo biglietto della città. Passione Ferrari, 130.000 tifosi al Gran Premio di Imola che si corre questo weekend. Stamattina seconda sessione delle prove libere. Noi ci colleghiamo con la nostra inviata Valentina Bisti.